Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi al Filagosto con un gruppo, ma un gruppo siamo con le Killing Baudelaire. Ciao ragazzi. Ciao. E quindi io per cominciare vorrei innanzitutto dirvi grazie per questa intervista. Grazie a te. E diteci un attimo i vostri nomi. Ciao, io sono Martina Nix e suono la chitarra. Ciao, io sono Alice e sono la bassista. Io sono Helly, sono la batteria. Io sono Cleo, la cantante. Oh, quindi abbiamo già quattro ragazze e poi ci parlerete un po' di questa cosa, ma io volevo cominciare a chiedervi, ma com'è che nasce il nome Killing Baudelaire? Perché io sono abbastanza curiosa, cioè Baudelaire, perché l'abbiamo portato giù dalla Francia? Ma guarda, in realtà noi quando ci siamo conosciute non avevamo molte idee per scegliere il nome, esatto, allora ci siamo messe un po' a parlare, venivano fuori dei nomi imbarazzanti. Ok. Però, A un certo punto parlando anche di scuola, dei vecchi delle vecchie materie che amavamo, delle vecchie materie che odiavamo, abbiamo scoperto che tutte odiavamo Baudelaire. Ah! E allora abbiamo detto ma che bello, poi parlandone anche con il nostro manager lui ci ha detto ma allora chiamatelo, era Kissing Baudelaire inizialmente, beh, ma come Kissing, no, scusa, ma noi lo odiamo. Allora abbiamo deciso, chiamiamoci Killing Baudelaire. Poi Baudelaire era anche un po' un autore che molto decadente, sì. Su cui in realtà ci basavamo anche le nostre lyrics iniziali, erano abbastanza tristone. Allora abbiamo detto, sai che c'è, adesso noi lo uccidiamo Baudelaire e spacchiamo, sì, esatto. Sì, sì. Ci sta, effettivamente era un precursore del decadentismo, conseguentemente più azzeccato di così non poteva essere, esatto. Direi. Ci sta. Quindi non amanti della letteratura, o meglio sì, di tutti meno che di lui. Esatto. Per certi aspetti. Perfetto. Ma quindi allora, come nasce il gruppo? Perché parlavate di scuola? Perché eravate lì che parlavate di scuola? Aspetta. Troppe domande. Sinceramente non mi ricordo perché stessimo parlando di scuola. Però diciamo che eravamo persone diverse inizialmente. Io ero la batterista, c'erano altri componenti, poi abbiamo avuto un altro cambio di formazione. La nostra ex cantante ha lasciato la band poco prima del tour europeo e quindi ho detto ciao, io sono la batteria però canto anche. Quindi sono diventata bene. La cantante e abbiamo preso una batterista. Certo. Questo più o meno è l'iter della band. Abbiamo pubblicato un EP con la vecchia formazione, la prima formazione, e ora speriamo che presto esca il nostro album. Giusto, ottimo, ottimo. Allora, qua siamo arrivati, beh, l'avete tirato fuori la parola EP, dai, parliamone subito. Di questo EP, cosa ci raccontate un po'? Non c'entra niente con quello che facciamo adesso, non c'entra niente con quello che siamo adesso, quindi è una roba completamente diversa. Altro genere, altre persone, altra impronta, altre idee, altra maturità musicale, quindi sinceramente non lo cioè sì, capisco sia un nostro lavoro, ma non credo di considerarlo neanche tale ormai, perché le persone sono completamente cambiate. Ok, quindi chiaramente l'impronta, ma è veramente tutto diverso. Completamente. Completamente. Benissimo. Quindi una ragione in più per venire a scoprire cos'è che è cambiato. No? Ma quindi com'è che definireste la crescita? Com'è che è stata? In che direzione la vediamo? Questa è una bella domanda, nel senso che noi per essere così giovani come band abbiamo fatto tanti cambi. Probabilmente il fatto di non aver trovato le persone giuste, le persone che si incastrassero perfettamente con le nostre idee, la nostra concezione delle priorità e anche i nostri gusti, probabilmente ha fatto sì che siamo sempre state un po' alla ricerca della persona perfetta, e io credo che in questo momento possiamo dire di avere trovato la giusta sincronia e la giusta quadra. Perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare Helly alla batteria e Alice al basso, che hanno portato una serie di cose positive da ogni punto di vista, dal punto di vista personale innanzitutto e dal punto di vista della musica, e quindi magari se loro preferiscono dire direttamente. Beh, sicuramente il fatto che io abbia preso il posto della Cleo alla batteria è stato un punto. Vai a cagare! Aia, aia!
perché questa è cattiva, eh. No, è stato, diciamo, un punto di forza comunque per la band, perché comunque lei ha preso il suo ruolo, quello per cui è nata, quello per cui ha sempre studiato, quindi cantare. Beh, comunque sei brava. E quindi in realtà un po' vi siete riscoperti durante la creazione di questa band, mano a mano, sperimentando, provando, si può dire questa cosa? Più o meno. Sì, perché c'è stato proprio un cambiamento totale del sound. Io comunque sono entrata nella band che comunque il disco era pressoché pronto, mancavano alcuni brani, però effettivamente rispetto ai primi brani che avevo imparato, che facevano parte dell'EP, cioè c'è stato un cambiamento totale, ma proprio totale. E vi piace il cambiamento? Sì, assolutamente. E vogliamo continuare in questa direzione, molto più, diciamo, di impatto, molto più veloce, molto più metal. Infatti oggi qua presenteremo qualche brano nuovo e sarà veramente devastante. Immagino, e guarda, ti dico, no, vediamo l'ora. Ma allora, posso chiedervi questa cosa? Quali influenze caratterizzano allora il nuovo modo delle Killing Baudelaire? Vai. Allora, sicuramente l'album, il nuovo album è molto più metal, ma quel metal moderno con anche influenze derivanti dalla musica elettronica. E sicuramente io e Ellie, provenendo da realtà, diciamo, con sonorità, cioè da band con sonorità molto più pesanti prima delle Killing Baudelaire, abbiamo potuto portare questa cosa all'interno della band e insomma abbiamo messo del nostro. E direi che le influenze principali comunque derivano dall'alternative metal, da un suono molto, come dire, suggeriscimi un termine, molto più infernale. Esatto. Stavo per dire profondo, ma non rendeva. Infernale. No. Infernale vuol dire tutto. Infernale, ci piace questo termine. E adesso arriva una di quelle domande quando in genere poi le faccio, la gente mi picchia. Va bene, allora, voi siete quasi un unico nel panorama, nel senso che le female metal band non è che proprio siano all'ordine del giorno in Italia, soprattutto, no? E com'è fare parte di questo mondo che non vorrei dire è un po' maschilista, ma diciamo di sì, almeno maschile? Guarda, direi che è un 50-50, perché se da un lato ci sono appunto maschilisti, ovvero persone che non accettano che anche delle donne possano suonare punto. Ma parentesi, in realtà anche molte donne non accettano, sì, che le donne vogliano suonare. Esatto, sì. Però qual è l'idea? Devo ammettere che nonostante questo abbiamo ricevuto tanti riscontri positivi anche da persone che magari preferiscono addirittura una band di sole donne a quelle di soli uomini. Ci sono veri e propri fan che seguono tutte le band femminili e anche noi. Però devo ammettere che appunto come riscontro è 50-50, però noi ovviamente siamo felici di far parte di questa rarità, perché è qualcosa che ci contraddistingue. Diciamo che si è più esposte alle critiche, ma anche, cioè, più esposte al, diciamo che è più facile farci conoscere, quindi automaticamente ci può conoscere più gente in meno tempo rispetto a una band maschile dell'underground. Però siamo anche più esposte alle critiche negative, magari anche dette giusto per il fatto di darci fastidio. Io mi ricordo che è successo che avessero tipo criticato il nostro video dicendo che eravamo vestite in modo fin troppo succinto. Il problema è che questa persona sicuramente il video non l'ha neanche visto perché eravamo in tuta. Ah, giusto, nota maniera di vestirsi in modo succinto, la tuta, ragazzi. Quindi, la tuta. Diciamo che passi da un modus operandi veramente poco, certo, in realtà ha molto supporto e molta forza da parte di altre persone. Quindi lì il pregiudizio si vede anche proprio, tantissimo. Che tristezza, oh, non fatelo, mi raccomando, non lo fate. Prima di giudicare, ascoltate. Oh, e non si fanno queste cose. Ma io ho quest'altra cosa, parlavate di tour europeo, quindi raccontateci un po'. Dai, chi è che racconta? Chi è che va? Io ricordo banane lanciate, buce di banane lanciate fuori dall'hotel,
Quello è il mio ricordo più bello, sicuramente. Cos'è che avevamo bevuto in Francia? Era quel vino buonissimo. No, litri, bottiglie di sidro. Beh, a parte le bottiglie. No, il tour è stato veramente figo perché praticamente io quando sono entrata nella band avevano fatto il cambio di formazione in cui la Cleo aveva preso il posto alla voce e io ero entrata solo alla batteria e avevamo fatto 2 giorni di prove, 2 giorni appena, neanche, e poi siamo partiti in tour, quindi cioè dovevamo spaccare per forza. Sì, certo. Esatto. Qui, è stato il battesimo del fuoco. Sinceramente io sono stata contenta di quello che abbiamo fatto da subito perché cioè sono andate bene le cose, anche proprio a livello musicale, poi anche le date che abbiamo fatto lì, cioè anche il livello di riscontro in persone, insomma abbiamo lasciato il segno, quindi sinceramente non vedo l'ora di tornare in tour. Ci credo. Come tutte. E di bere il sidro. È di bere sidro. No, a me, guarda, dopo l'Inghilterra non voglio più sentire la parola sidro in vita mia. Sì, è buono, ragazzi, lì è buono. Ma quindi, altra domanda che mi fa in genere picchiare, com'è stare sul palco? Bellissimo. Non so se è bellissimo, ma allo stesso tempo è sempre un po' un terno al lotto, perché può essere bellissimo, ma può essere anche, come dire, fonte di ansia, sì, quando ti capita di salire sul palco non senti niente, quindi lì ti devi affidare semplicemente alla tua memoria e andare dritto. E però sì, l'emozione è penso una delle più belle, sì, quello sì. È la, penso una delle emozioni più forti che io che personalmente ho provato, perché da. Ovviamente non sempre, perché poi c'è anche il concerto sfigato e sali, dici mamma mia non vedo l'ora di andare a casa a mangiare pasta e fagioli. Però per fortuna la maggior parte delle volte è una grande emozione. Funziona così, perfetto. E quindi per il futuro qualche spoiler ce lo potete dare? Beh, non li abbiamo neanche noi gli spoiler. No, c'è uno spoiler piccolino. Che forse a breve partiremo con un nuovo video, con la registrazione di un nuovo video, di un nuovo singolo. Vabbè, piccolino, c'è un bello spoiler questo. Però non sappiamo né quando uscirà né quando lo gireremo. Non sappiamo neanche quando uscirà l'album, però sì, arriverà un altro video. L'unico spoiler che posso fare oltre a questo è: aspettatevi un album, va super vario a livello di generi. Sì. Quanto variegato. Io approfitto di questa intervista per invitare tutti voi a seguirle, mi piacciare qualunque cosa. Dov'è che vi possiamo trovare, stalkerare? Instagram, Facebook, poi per chi ci vuole ascoltare ovviamente Spotify, chi ci vuole ascoltare e vedere YouTube. Ok, quindi comprate il comprabile, seguite il seguibile e ragazze, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Ciao. Grazie mille. Bella, ragazze. Grazie.